costo del lavoro e della sicurezza, come si dice, il margine di guadagno, di sopravvivenza di queste imprese marginali. Allora, questo io credo che sia un punto molto importante. Nei call center non c'è ovviamente la morte nel lavoro, c'è la precarietà. I nostri figli che a causa di un uso distorto delle regole del mercato del lavoro vengono utilizzati con contratti discontinui quando in realtà dovrebbero essere classificati con il normale lavoro subordinato. Bene, ieri ho istituito l'osservatorio per il monitoraggio della normativa sui call center, anche questa condivisa con il sindacato, da Confindustria, da Assocontact, l'associazione che raggruppa tutte le imprese di call center. Posso dirvi che da gennaio ad oggi, grazie alle nostre normative che stiamo monitorando, abbiamo già sottoscritto 11 accordi che hanno consentito la stabilizzazione di 9.000 persone che passano dal lavoro a progetto al lavoro a tempo indeterminato, anche se in molti casi part-time. 600 euro al mese non sono molti per una giovane o un giovane laureato che lavora 4 ore, ma avere finalmente malattia, maternità, infortunio, trattamento di fine rapporto, eccetera, eccetera, i diritti sindacali forse è un passo importante che poi consentirà di fare, come abbiamo fatto con i giovani, altri passi organizzandoci, facendo ovviamente il rapporto fra diritti e doveri. E posso dire che altri accordi sono in cantiere, forse altre 10.000 persone saranno stabilizzate. Entro aprile scade la normativa che aiuta le imprese ad emergere, a stabilizzare i lavoratori, ad avere ovviamente il loro risultato di stabilizzazione. Saranno altre 20.000 persone. Non è una rivoluzione, è il segnale di una regolarità che costringerà il settore ad allinearsi con nuovi standard di qualità, di risorse umane, di costo, e coinvolgeremo anche i committenti, perché gli appalti finalmente obbediscono delle regole diverse. Questo è il secondo esempio. Terzo esempio è quello degli appalti. Io ho ascoltato con un orecchio molto teso quanto si diceva sugli appalti. Io ho lavorato con Di Pietro, abbiamo presentato un decreto correttivo al codice degli appalti pubblici e sono molto contento perché in questo decreto correttivo per la prima volta si inserisce come parametro la tutela e i diritti del lavoro nella composizione dell'appalto. Abbiamo inserito come esigenza ineludibile per avere l'assegnazione dell'appalto, concorrere all'appalto, l'utilizzo del documento unico di regolarità contributiva. Abbiamo inserito una clausola in base alla quale la determinazione del costo del lavoro deve essere scomputata dal costo dell'appalto e le tariffe le stabiliscono io. E se le stabilisco io farò riferimento ai contratti nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non ai contratti di rata al ribasso. Anche questi sono piccoli segni di un cambiamento. E infine abbiamo previsto una regola in base alla quale chi è stato sorpreso con il lavoro al nero e da ha avuto la sospensione della palma può concorrere agli appalti pubblici. Io credo molto a questo, credo che la regola del massimo ribasso abbia in qualche modo risolto problemi che si erano creati in precedenza, perché ci potevano essere, come si dice, delle intermediazioni improprie, ma la regola del massimo ribasso deve scorporare il costo della tutela e il costo del lavoro. Quello deve essere scorporato perché non può essere compresso al di sotto di quelli che sono gli standard di trasparenza che tutti quanti vogliamo avere. Se noi incidiamo su questi argomenti, credo che possiamo fare una strada molto importante. Aggiungo un altro settore sul quale stiamo concentrando la nostra attenzione, ci lavoreremo, quello dell'agricoltura. Guardate che mi sembra l'edilizia, l'agricoltura è un altro settore al nero, nel quale ci sono anche comportamenti opportunistici nel rapporto tra imprese e lavoratori, finti rapporti di lavoro, finte imprese agricole senza terreno da coltivare. L'anno scorso io ho sospeso 127.000 rapporti di lavoro fittizi cancellati in agricoltura. L'anno precedente erano 3.000 quelli che sono stati cancellati. Passo avanti. Stiamo cercando di innovare le normative, diciamo, di carattere sociale che riguardano
attori sociali del settore che si prestano anche qui ad atteggiamenti opportunistici. E questo rappresenterà un passo avanti. Credo che noi dovremmo concentrare la nostra attenzione sugli appalti telefonici, sui servizi di pulizia, su quei settori nei quali si annidano le catene degli appalti, dei subappalti, nei quali si disperde, come si dice, il filo della legalità e della trasparenza. Sono molto contento che presso il mio ministero si siano siglati due accordi con il nostro concorso studi professionali per 100.000 persone disperse e poco forti dal punto di vista della rappresentanza e le COLF. Le COLF, 1.200.000 persone che riguardano 5 milioni di famiglie italiane che hanno finalmente qualche diritto in più, qualche trasparenza in più. Cioè, noi dobbiamo occuparci del lavoro, non parlando genericamente del lavoro, ma disaggregando tutti i dati che ci riconducono al lavoro per comprendere le dinamiche delle singole situazioni e intervenire ad hoc con degli interventi su misura e soprattutto verificare l'applicabilità delle leggi. Io sono molto d'accordo. Monitorare, anche avere il coraggio di cambiare, di ammettere che abbiamo sbagliato. Magari fai una norma che pensi che sia la migliore del mondo, poi ti rendi conto che quella norma non è efficace nel modo col quale l'avevi pensato. Così come dal 1 gennaio di quest'anno io ho già emanato la circolare in base alla quale è diventato obbligatorio in tutti i settori la comunicazione il giorno prima dell'avvenuta assunzione, prima che si cominci a lavorare, anche questo per molti motivi. Entro luglio noi emaneremo per tutti i settori quelli che sono i modelli di documento unico di regolarità contributiva e persino gli indici di congruità, cercando di costruire materie mai disciplinate prima, delicatissime, ovviamente col concerto, con il concorso delle parti sociali. Ecco, io credo che queste siano cose estremamente concrete. Qui si parla degli ispettori, certo 8 ispettori sono pochi, se l'Inps e l'INAIL non hanno le dotazioni. Anche qui, nelle more della finanziaria, noi qualcosina abbiamo fatto. Lo mettiamo anche qui, buona notizia. Qualcosina abbiamo fatto. Noi abbiamo avuto l'assunzione di 700 ispettori, io voglio essere onesto, questa è una norma prevista dal precedente governo, io non amo, come si dice, mettermi in medaglie, riconosco, è una norma prevista dal precedente governo. Diciamo che la distribuzione di questi 700 ispettori è particolarmente concentrata nelle aree del centro-nord, piuttosto che del mezzogiorno, ma su questo non voglio assolutamente dare nessuna indicazione particolare. Abbiamo provveduto a finanziare l'assunzione di 300 nuovi ispettori, abbiamo potenziato il nucleo dei carabinieri di 60 ispettori, abbiamo provveduto con qualche modesta risorsa a risolvere questioni annose che riguardano gli ispettori del lavoro, come la possibilità di avere determinate indennità e dotazioni minimali, avere, che ne so, le protezioni per andare in un cantiere, avere i soldi per viaggiare con la propria automobile, cose che prima stiamo faticando, però stiamo andando in una direzione. Io dico sempre, ci vuole il pane e il vino, quando hai il pane e il vino poi il resto lo vediamo. Però partiamo dalle cose semplici, dalle cose elementari. Sono d'accordo, piuttosto delle cattedrali magnifiche, facciamo una piccola chiesa nella quale ti vuole guardare pregare, ottenendo lo stesso risultato, perché come si sa, il risultato è indipendente dalla grandezza della chiesa, così un tempo si diceva. Così come, concludo, abbiamo lavorato sulla salute e sicurezza in luoghi di lavoro. Era da 20 anni che si discuteva del testo unico, noi l'abbiamo scritto. Per carità, è perfettibile, ci mancherebbe, sono già quelli che dicono, questo no, benissimo, va bene. Criticare fa bene, ma quello che conta è che lo abbiamo scritto anche qui con il concorso delle parti sociali, facendo gli slalom dentro le maglie della finanziaria, delle risorse, di tutti i codicilli che potete ben immaginare, e soprattutto abbiamo scritto un testo che non è soltanto compilativo, sarà una legge delega, passerà al Parlamento, non è compilativo ma anche innovativo, estendiamo le tutele di sicurezza anche al lavoro parasubordinato, al lavoro autonomo, ma soprattutto questa è una norma che a me piace tantissimo, noi abbiamo scritto che la materia della salute e sicurezza deve
diventare materia di studio nelle scuole superiori e nelle università. Io a questo credo molto. Noi, buone leggi, applicabilità delle leggi, monitoraggio dell'efficacia delle leggi, presidio del territorio, contrattazione tra le parti sociali. Se non c'è questa catena non si va da nessuna parte. Perché la catena arriva, e io voglio rivalutare il ruolo della contrattazione, non è un caso che per quanto riguarda l'immersione e la stabilizzazione affidiamo ai contratti aziendali, addirittura territoriali, il compito di stabilizzare le situazioni, di far emergere ciò che oggi è sommerso per farlo restare a galla ovviamente in modo strutturale. Ma l'altro condimento che manca per fare il minestrone buono è un cambiamento culturale del paese. Allora partiamo dalle scuole, dall'insegnamento, partiamo dai grandi mezzi di informazione, dalla televisione. Io mi sto battendo perché la RAI, servizio pubblico, mette a disposizione un canale digitale esclusivamente sui temi del lavoro, non tanto per pietizzare il tema del lavoro, magari tornando alle antiche, vecchie, care inchieste sulle condizioni di chi lavora, sulla salute, l'ambiente, la competitività, l'innovazione, la formazione, profili professionali, piuttosto che gli elementi retributivi o disparità tra uomo e donna. Non per ghettizzare, ma per avere poi delle pillole da disperdere nei grandi talk show della domenica, nelle trasmissioni familiari, avere delle fiction che parlino finalmente di lavoro, perché no? Ai miei amici sceneggiatori io dico, ma non ci avete pensato a fare una bella fiction sulla storia, sulla vita umana e professionale in ispettore del lavoro? Sarebbe una cosa bellissima, parliamo di materia viva, di un qualcosa che ha a che fare con quella che è una parte della società che si impegna, in trincea con coraggio per portare avanti quelle che sono le leggi. È un problema di cambiamento culturale, perché se non c'è questo cambiamento culturale noi non sconfiggeremo la malpianta. Quindi tutto questo vuol dire cultura, vuol dire prevenzione, vuol dire repressione, vuol dire leggi, vuol dire contrattazione. Io a questo credo e credo moltissimo. Per questo, naturalmente, ho concluso. Io mi sento davvero in sintonia con le cose che voi vi dite, mi pare che la vostra iniziativa sia più che meritevole, sono contento di aver partecipato all'avvio di questo corso per agenti di polizia giudiziaria, per ispettori del lavoro. Penso che questo sia un fatto esemplare nel luogo giusto. Dobbiamo fare in modo che questi territori siano territori che guardano di nuovo con speranza al loro futuro, perché è evidente che noi non possiamo che scegliere la strada della legalità. La strada della legalità non è una strada astratta e distante, è una strada vicina e di partecipazione, e noi dobbiamo dimostrare, a partire dall'azione del governo, che non solo facciamo le leggi, ma che siamo interessati al fatto che queste leggi funzionino e che chi opera per applicare queste leggi deve sentirsi in una rete di protezione, di solidarietà, di partecipazione. Come sempre, è banale dirlo, l'unione fa la forza. Questo è un insegnamento antico, parte dall'antica storia del movimento dei lavoratori, al quale io sono molto legato, le leggi sindacali, le società di mutuo soccorso, il sentirsi dentro ad una collettività che lotta per un profilo giusto di equità e soprattutto di legalità. Noi siamo ovviamente al vostro fianco, la mia presenza qui oggi non è solo una presenza di testimonianza, che può essere anche importante, ma di veramente partecipazione al modo con quale state lavorando, perché è il modo con quale io intendo lavorare. Io dico sempre, io mi sento un po' un artigiano della politica, e preferisco essere un artigiano della politica. Non che questo significhi che mi manca una visione generale, ma quella visione generale l'ho tradotta in cose comprensibili e vicine alle persone. Perché la quotidianità è dura e dobbiamo fare in modo che questa durezza venga superata con la nostra capacità di intervento concreto, quotidiano e soprattutto.